Ciao ragazzi, benvenuti a The Wildlife Corner, il canale della fotografia naturalistica. Nel video di oggi voglio raccontarvi le mie impressioni d'uso della Nikon Z9 dopo averla utilizzata per un periodo abbastanza lungo. Queste impressioni d'uso sono interessanti non solo perché si applicano alla Z9, ma perché la maggior parte delle cose valgono anche per la Nikon Z8, che è una macchina uscita molto più di recente, ma che ha la caratteristica di condividere con la Z9 praticamente tutto, a parte la forma esterna ed alcune caratteristiche, come per esempio, non so, la mancanza del GPS. Insomma, ci sono piccole differenze, ma il comparto fotografico, sensore, quindi buffer, quindi velocità di scatto, eccetera, e processore delle immagini, e sono assolutamente identici. Quindi, se siete interessati alla Z9 e alla Z8, rimanete sintonizzati, perché la maggior parte delle cose che dirò valgono per ambedue le macchine. Allora, cominciamo dalle caratteristiche esterne, quello che in inglese si chiama handling della macchina, quindi com'è il corpo macchina. Allora, il corpo macchina io della Z9 lo trovo sinceramente fantastico. È un pochino pesante perché incorpora un grip verticale integrato, ma è assolutamente maneggevole, robusto, il lega di magnesio, completamente tropicalizzato. È una macchina, insomma, che si maneggia in un modo veramente eccezionale, anche per chi come me ha le mani molto grandi. Si maneggia bene anche con i guanti. Insomma, è un corpo macchina che io sicuramente promuovo a pieni voti per la sua struttura. Qui con la Z8 c'è una piccola differenza, perché la Z8 non ha il grip integrato. Ora, se come me non siete un fan del grip integrato, nel senso che non fate molte foto in verticale, forse la Z8 può essere una soluzione migliore per voi, perché ha un peso più contenuto. Diciamo che io, quando ho comprato questa macchina, la Z8 non esisteva. Dovessi ricomprarla oggi, ci penserei un po', perché mi piace molto la struttura, la maneggevolezza della macchina, però in certe circostanze il suo peso, insomma il suo ingombro, sono rilevanti. Quindi, se non vi piace il grip integrato, se pensate di non usarlo, Z8 in questo caso forse una scelta migliore. Per quanto riguarda la disposizione dei pulsanti, una classica disposizione dei pulsanti Nikon, quindi chi viene dal mondo Nikon si troverà sicuramente a casa. Io la trovo onestamente ben fatta, sono posizionati tutti nel posto giusto secondo me, e caratteristica, diciamo, sciocca ma utile, sono retroilluminati, quindi si possono, girando la levetta sotto al pulsante di scatto, si possono illuminare, e questo può essere molto utile in condizioni di scarsa luce, o anche chiaramente per chi fa foto notturne e si trova appunto ad avere un buio completo intorno. Per quanto riguarda invece le caratteristiche del mirino, la macchina sembrerebbe essere un po' penalizzata sulla carta, perché il suo mirino è da 3,6 megapixel, ma io onestamente nell'uso pratico non ho mai capito, cioè non ho mai trovato la differenza con mirini con tanti megapixel in più. Per esempio, io avevo la Sony Alpha 1 che ha 9 megapixel, ma sinceramente i due mirini mi sembrano identici. Sicuramente il mirino della Nikon è molto luminoso, è un mirino senza blackout, quindi quando scattate non avete nessuna interruzione tra una foto e l'altra. È un mirino, insomma, che a me piace molto e lo promuovo sicuramente a pieni voti. Schermo posteriore invece, buona risoluzione, è il classico schermo che può fare il tilt verso l'alto, verso il basso, ma anche un meccanismo che consente di sganciarlo e ruotarlo anche quando la macchina è in posizione verticale. Non è una cattiva soluzione, però onestamente avrei preferito meccanismi un po' più complessi che consentono di girare anche il mirino, lo schermo, verso l'osservatore, quindi come se uno dovesse fare un vlog. Mi sembra che la nuova Sony Alpha 9.3 abbia uno schermo di questo genere, sarebbe stato, diciamo, un tocco ulteriore di funzionalità, che però appunto sia nella Z9 che nella Z8 non c'è. Per quanto riguarda quindi le caratteristiche strutturali, io sinceramente, insomma, do un'ottima impressione. Per quanto riguarda le caratteristiche invece più prettamente fotografiche, lascio alla fine il discorso dell'autofocus, che è quello che interessa di più a tutti, così ne parliamo più in dettaglio.
rapidamente voglio toccare invece gli altri punti. Allora, sensore. Il sensore della macchina è un sensore a 45 megapixel, BSI, CMOS, quindi retroilluminato, stacked, quindi uno di quei sensori con un tempo di lettura così veloce che consentono appunto di avere un mirino senza blackout. Questo sensore è così veloce che addirittura la Nikon ha pensato di non mettere l'otturatore elettronico. Io nella foto naturalistica non ho mai riscontrato, ma neanche una volta, un problema di distorsione legato al fatto di non avere un otturatore meccanico. Quindi secondo me, diciamo, questo fatto di non aver messo l'otturatore elettronico è un grosso vantaggio per il nostro genere di foto, almeno dove si fanno un numero di foto enormi facendo le raffiche, perché toglie una parte meccanica che tende ad usurarsi e senza avere nessun tipo di problema. Non so, ovviamente nell'uso con luci, flash, studio eccetera non è esattamente il mio campo, quindi su questo non vi so dire, però ecco, nell'uso naturalistico onestamente la mancanza dell'otturatore meccanico non si fa sentire, anzi diciamo non si riscontrano problemi particolari. Per quanto riguarda la qualità di immagine di questo sensore, è ovviamente una qualità di immagine ottima, così come era ottima però anche l'Alpha 1, come erano ottime le Z7, cioè ormai siamo arrivati a una tecnologia che consente veramente una qualità di immagine enorme. Sicuramente ormai questa è una cosa che, diciamo, possiamo dare per scontata nei sensori moderni. È meglio per la foto naturalistica un sensore più con minor numero di megapixel che regge meglio il rumore, o un sensore con numero maggiore come in questo caso? Diciamo che io apprezzo molto i sensori della serie Z6, Z6 e Z6 II, sono sicuramente molto resistenti al rumore con i loro 24 megapixel, però per la foto naturalistica onestamente apprezzo di più un sensore con un numero maggiore di megapixel. Lo apprezzo di più perché mi consente di effettuare un crop maggiore sulle immagini quando mi serve, quindi se voglio lasciare l'immagine più ambientata posso farlo, ma se voglio avvicinare un po' di più il soggetto posso fare un crop maggiore e avere ancora un numero di megapixel assolutamente rispettabile. Quindi, per quanto mi riguarda, personalmente la trovo un'ottima scelta. È una, diciamo, una caratteristica meno utile per la stampa delle foto, nel senso che non è vero che per stampare una foto grande ci serve un numero enorme di megapixel. Questo è un argomento che avevo affrontato già in un video precedente, se vi interessa lo trovate nei miei video, ma che poi riaffronteremo anche in futuro. Però per quanto riguarda appunto la possibilità, diciamo, di cambiare un po' come viene ambientata la foto facendo crop più o meno spinti, invece ecco, una caratteristica che a me piace molto. Per quanto riguarda la velocità di scatto della macchina, il buffer, non ho niente da eccepire, la macchina fa 20 frame al secondo in modalità RAW, il buffer è assolutamente decente. Io utilizzo la modalità, diciamo, delle foto più compressa, che si chiama high efficiency, perché non ci sono grandi differenze con la modalità non compressa. In questa modalità riesco a ottenere 200-250 scatti pur non utilizzando delle schede super costose, e secondo me sono più che sufficienti. Insomma, fare una raffica di 200 foto, almeno per il mio modo di fotografare, è una cosa sicuramente più che sufficiente. Alcune macchine come la Sony Alpha 1 riescono a fare 30 frame al secondo in modalità RAW. Si vocifera che anche la Nikon stia per introdurre un aggiornamento firmware che consentirà alla macchina di fare la stessa cosa. Onestamente questa è una cosa che a me non interessa tantissimo, perché è un, diciamo, dopo una certa quantità di frame secondo me si comincia ad avere un numero di foto così elevato che poi diventa una tortura guardarle. Quindi per me 20 rimangono comunque una quantità ideale, tant'è vero che anche sulla Sony Alpha 1 avevo ridotto la velocità di scatto a 20. Se ne avesse 30, sì, forse in qualche situazione può essere meglio, ma ecco, in generale non la trovo una cosa così, diciamo, fondamentale. Naturalmente tutto questo che ho detto vale anche per la Z8, cioè sensore, immagine, buffer, eccetera, è assolutamente identico. E una caratteristica, diciamo, che la macchina non ha ancora e che si vocifera sarà introdotta
Con questo aggiornamento firmware è il cosiddetto Pro Capture in modalità RAW. Il Pro Capture sarebbe quella funzione per la quale, se voi premete il pulsante di scatto a metà, la macchina comincia a registrare immagini. Quando lo premete sul serio, la macchina salva anche le immagini registrate, per esempio, un secondo prima. Questo è una funzione interessante perché spesso la velocità dei nostri riflessi ci fa premere il pulsante di scatto magari un istante dopo che l'azione è accaduta. Con il Pro Capture non si rischia di perdere quel momento perché la macchina ha registrato anche quell'istante precedente che i nostri riflessi non ci hanno permesso di catturare premendo il pulsante quell'istante dopo. È una caratteristica molto interessante, la Nikon Z9 ce l'ha ma in modalità JPEG, che io non utilizzo. Se lo avessi in modalità RAW sarebbe una caratteristica interessante. Questo potrebbe essere qualcosa che magari sulla Z8 potrebbe non essere introdotto, perché abbiamo visto con i firmware aggiornati ultimamente che comunque la Z9 viene aggiornata prima della Z8 e alcune caratteristiche al momento ancora non sono state riportate sulla Z8, anche se Nikon ha dichiarato che lo farà. Quindi la Z9 mantiene un po' il suo status d'ammiraglio avendo questi aggiornamenti un po' prima, perché per il resto è assolutamente identica all'altra macchina, quindi non c'è molto da difendere come ammiraglia. Però magari questi aggiornamenti, qualche cosa in più, può darsi che nel futuro continui a conservare. Questa potrebbe essere un elemento di riflessione se state per acquistare le due macchine e volete assolutamente il top degli aggiornamenti subito e immediatamente. Forse la Z9 in questo sarà privilegiata. Per quanto riguarda invece la caratteristica che interessa a tutti, cioè l'autofocus, lo lascio per ultimo perché il discorso qui è molto complesso ed è anche molto soggettivo. Allora, l'autofocus della macchina intanto è profondamente cambiato da quando è uscita sul mercato alla versione di firmware attuale. Quando l'ho presa io c'era già il firmware 3.0, quindi era già stato notevolmente migliorato. Adesso siamo al 4.10 e devo dire che allo stato attuale la macchina, io onestamente non so trovare nessuna differenza con quello che era per esempio l'autofocus dell'Alfa 1. Non mi sono mai messo a fare prove con la persona che ti corre davanti e vedere quante foto vengono a fuoco, però sinceramente nell'uso pratico sul campo, di foto naturalistiche, anche raffiche scattate all'improvviso, soggetti che sbucano all'improvviso, io sono assolutamente soddisfatto e ripeto, le due macchine mi sembrano identiche. Forse qualcuna è meglio in alcuni frangenti, qualcuno è meglio in altri, ma questa è una cosa normale perché ci sono chiaramente diverse implementazioni fatte, però complessivamente parlando per me sono assolutamente equivalenti. E secondo me, non ho avuto modo di vedere le Canon recenti, ma secondo me ormai anche lì cominciava ad avvicinarsi a un a uno stato di efficacia talmente alta che il miglioramento diventa difficile. Sia la Z9 che la Z8 hanno ovviamente un autofocus moderno che ci si aspetta oggi da una mirrorless, quindi hanno una serie di aree autofocus che vanno dal punto singolo a aree progressivamente più grandi e fino ad arrivare a quello che viene definito nel mondo Nikon 3D tracking, cioè il fatto di poter mettere un punto su un soggetto e la macchina fa il tracking, quindi traccia il soggetto per noi quando si sposta. Per tutte queste modalità esiste la possibilità di impostare un riconoscimento dei soggetti basato su una modalità di deep learning e di intelligenza artificiale, quindi con un addestramento fatto per riconoscere la maggior quantità possibile di soggetti di quel tipo, e c'è sia per gli umani, per gli animali, per altre cose che io non utilizzo, mi sembra per i treni, non so, cose di questo genere. E addirittura adesso nell'ultimo aggiornamento firmware, ma questo solo sulla Z9 per il momento, addirittura è stato portato una modalità dedicata agli uccelli e una modalità dedicata agli aerei. La Z8 ha quella degli aerei ma non ha ancora la modalità dedicata per gli uccelli, ma Nikon, come vi dicevo, ha dichiarato che la porterà anche su Z8. Con queste caratteristiche devo dire che la macchina è un mostro nell'utilizzo vero, quindi il problema è andare a trovare gli animali e fare le foto senza preoccuparsi di quello che farà l'autofocus, perché è assolutamente all'altezza di fare qualunque cosa. Questa è la mia impressione di queste macchine.
Se volete comprare oggi una Z8, sappiate che l'unica differenza con la Z9 in questo comparto, per chi fa foto naturalistica, in particolare di avifauna, è proprio questa modalità dedicata agli uccelli, che, ripeto, Nikon ha dichiarato verrà portata anche sulla Z8. È molto più efficace, secondo me, di quella precedente in cui gli animali stavano tutti insieme. Si vede chiaramente che è stata addestrata meglio e riconosce una maggior quantità di uccelli. Però non è che quella vecchia non funzionasse, comunque il tracking rimaneva sul soggetto, però con questa modalità nuova è più facile che si sposti direttamente sull'occhio del soggetto, perché non solo ne riconosce la forma, la struttura e il corpo, ma riconosce anche riconosce meglio quali sono le caratteristiche, e quindi il tracking è un pochino più ostinato, si attacca di più ai soggetti. Però ecco, se volete comprare oggi la Z8 sicuramente non avrete problemi nel fare foto di avifauna, tenendo presente che poi nel prossimo futuro si allineeranno anche queste due caratteristiche. Per quanto riguarda invece l'ultima delle considerazioni, cioè quella sul costo della macchina, allora qui il discorso è interessante per chi vuole comprare una Z8, perché la Z9 ha un prezzo consistente. Un prezzo sicuramente da ammiraglia, secondo me li vale tutti fino all'ultimo euro, però insomma sono un sacco di soldi. La Z8 condivide, ripeto, la maggior parte delle caratteristiche della macchina, a un prezzo che sono circa 1500 euro di meno, quindi non è poca come differenza. Va bene una Z8 nell'uso naturalistico? Cioè, che cos'ha la Z9 effettivamente di più, a parte il grip integrato, il GPS, insomma, che sono cose di cui uno può fare anche a meno? Allora, secondo me l'unica pecca, diciamo, che può avere la Z8, senza considerare queste stupidaggini sull'autofocus che comunque verranno allineate dal firmware, secondo me l'unica pecca è la batteria e l'eventuale surriscaldamento se uno fa molti video, perché la batteria della Z9 è una batteria molto grande, dura tanto. Quella della Z8, ovviamente la classica batteria Nikon, di cui non ricorderò mai il nome perché è una sigla stranissima, che però è molto più piccola. Quindi se comprate una Z8, diciamo il vostro handicap è quello di dover portare più batterie, perché magari per fare una giornata di fotografia magari ne usate 2-3, mentre con la batteria della Z9 effettivamente è difficile rimanere a secco. Io personalmente ne ho 2, perché quando sono andato in Africa mi sono preoccupato del fatto che potesse finire, ma sinceramente non sono mai riuscito a consumarne una intera in una giornata. Quindi diciamo, ecco, questo è il vantaggio sostanziale che vi può dare la Z9. Se però non vi dispiace l'idea di spendere tanti soldi in meno e magari comprare nel tempo qualche batteria in più, la Z8 sicuramente, diciamo, fa comunque egregiamente il suo lavoro. Per quanto riguarda il discorso del surriscaldamento, invece, se uno fa tanti video, specialmente in condizioni climatiche di caldo, il surriscaldamento può essere un problema. Per esempio l'Alpha 1 si surriscaldava in una maniera incredibile, essendo un corpo molto piccolo con processore molto potente. Immagino che la Z8 faccia una cosa similare, anche se la Z8 è un corpo un po' più grande, quindi forse dissipa un po' meglio il calore. Personalmente io faccio qualche video naturalistico, ma non tantissimi ancora, quindi non mi sono tanto posto il problema. Però penso anche che per il modo in cui noi fotografi utilizziamo queste macchine durante le foto naturalistiche, cioè mattina presto, sera un po' sul tardi, forse il problema non è particolarmente rilevante. Comunque non è che uno fa il video naturalistico a 8K, diciamo, generalmente si mantiene sui 4K, per cui secondo me questo non è un handicap fondamentale. Comunque, diciamo, quindi impressione generale complessiva, la Nikon sicuramente è sul mercato delle mirrorless al top attualmente, compete sicuramente ad armi pari con gli altri grandi brand. Z9 e Z8 sono sicuramente due ottime macchine. La preferenza fra le due è un discorso economico, quindi una differenza di soldi non molto trascurabile. E queste, diciamo, le caratteristiche probabilmente più importanti da considerare sono, ecco, la durata della batteria, un eventuale surriscaldamento se uno fa molti video.
Bene ragazzi, con questo spero di avervi, diciamo, raccontato un po' le mie impressioni e avervi dato qualche consiglio utile se volete comprare una delle due macchine. E naturalmente, come sempre, se avessi dimenticato qualcosa o se avete altre domande, curiosità, eccetera, fatemele nei commenti e vi risponderò. Grazie e ci vediamo al prossimo video.